Ciao a tutti ragazzi, da Zebra. Non so da dove cominciare, ma vorrei essere più lucido possibile. Vorrei fare i complimenti comunque alla squadra. Sì, abbiamo perso 1-0. E complimenti alla Roma, a prescindere. Voglio fare complimenti alla squadra perché è stata presente sul terreno di gioco. Ha giocato a calcio, non si è fermata, non si è nascosta, non si è arretrata, non si è deconcentrata durante la partita. Ragazzi, io la squadra fino al oltre metà secondo tempo non posso dire nulla. Abbiamo preso due legni, la squadra è stata presente. Kostic, sontuoso sulla fascia, ha messo gol, ha messo palloni a valanga. Ma purtroppo abbiamo due problemi nella Juventus. E sono due, oggi voglio sottolinearli, sono due problemi gravi della Juventus. Uno è Vlahovic. Ragazzi, Vlahovic è inesistente. Vlahovic non so perché lo fa giocare ancora, non so perché sia ancora nella Juventus Vlahovic, un giocatore che è come se fosse l'ombra di se stesso. Ora non so se è un problema di Massimino Allegri o sistema di gioco o lui che non sta bene alla Juventus. A me sinceramente non me ne frega più un cazzo, se ne deve andare davanti ai coglioni, perché adesso basta avere lì un fantasma lì davanti che non ti conclude, non ti riempie l'area. Kostic ha fatto, non diamo colpa adesso, fermi, ad Allegri su quest'ambito, perché adesso ad Allegri ci torniamo. Su quest'ambito, perché ragazzi, la Juventus ha giocato, ha prodotto gioco, ci è arrivata in area di rigore. Era lui che non era mai presente in area di rigore. Se vedete i palloni di Kostic che sono arrivati, la palla è andata sempre in mezzo al deserto. Non c'era mai un uomo della Juventus lì pronto a concludere in rete. Tra questi giocatori doveva esserci Vlahovic. Ma Vlahovic, dov'era Vlahovic? Dov'era Vlahovic? Vlahovic non c'era. Adesso passiamo a Massimiliano Allegri, altra testa di cazzo. Massimiliano Allegri, cambi per me, che io non li ho capiti, non ho capito questi cambi. I due Pogba, Paredes, che per cambiare il centrocampo, per rifare ripiegare il centrocampo, ok, forse potrei essere d'accordo, ma perché non provi a cambiare un po' l'attacco? Perché non provi a mettere Ken a posto di Vlahovic prima e non gli ultimi tre minuti della gara? Io a Ken, ragazzi, l'ho sempre detto, è una grandissima testa di cazzo, non è da Juventus, alla Juventus non doveva mai tornarci. Ma va bene così, va bene, ce l'abbiamo a disposizione. Si è preso il rosso, ha reagito, ha sbagliato, rosso giusto. Ma guardate bene l'azione, Mancini gli tira i capelli e gli dà una ginocchiata. Quella può essere una prova TV? Forse sì, ma forse no. Forse sicuramente finirà nel dimenticatoio. Su questa cosa, ma forse Mourinho non ci tornerà, farà finta di niente, ma è giusto che sia così. E Allegri mandi un giocatore come Ken, con la testa calda, gli ultimi tre minuti, come vuoi che ti reagisca? Come vuoi che reagisca? Cosa volevi cambiare in quegli ultimi tre minuti mettendo Ken? Che cosa volevi cambiare? Nulla. Nulla ragazzi, questo e fa capire che continua a non capirci un cazzo questo mister, comincia a non capire che cosa vuole fare, come vuole gestire questa squadra. Dei cambi, ripeto, in cambi che non hanno né una testa né una coda, una logicità in tutto questo. Ditemelo voi, c'era una logica in questi cambi? C'era veramente una logica in questi cambi? Io la prendo questa sconfitta, però ragazzi mi prude il culo, perché scusatemi, perché la squadra ha reagito, la squadra ha giocato, quindi io oggi non me la prendo con la squadra, ma me la continuerò a prendere con quella essere allenatore che non è allenatore, perché purtroppo la squadra sì è arrivata alle conclusioni, ma sempre senza un gioco, sempre senza un gioco vero e proprio memorizzato, un riconoscimento tra di loro, sono solamente inventati. Di Maria da lontano, cioè insomma la Juventus ha creato gioco, ma i problemi sono due, la Juventus, Vlahovic e Allegri. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, ma io mi sono rotto un po' il cazzo di queste due persone. Arrivederci.